Benvenuti all'appuntamento con la nostra pagina sportiva. Apriamo subito con il mercato dell'Arezzo, non ci sono conferme per le voci su Giaccherini, mentre la pista Biondi, Ferri, Marini e Scotto ha delle fondamenta. Il mercato dell'Arezzo è condizionato alla futura collocazione. Qualunque sia la categoria, quella che andrà in scena dalla mezzanotte del 1° luglio sarà un'autentica rivoluzione. La retrocessione in D annulla tutti gli accordi economici sottoscritti in precedenza, pluriennali e non. Il vincolo sportivo di fatto non ci sarà ad impedire accordi con altri club e così Jacoponi potrà accasarsi a suo piacere tra Frosinone, Perugia, Torino, Verona e Sassuolo senza che Cavallino veda arrivare una contropartita tecnica o economica. Stesso discorso per Zuppel, ma ciò che conta è il futuro e Cavallino sta percorrendo due strade. Il 9 giugno arriveranno i parametri per i ripescaggi e le riammissioni. Se a quel punto le probabilità di entrare in C fossero ridotte al lumicino, servirà allestire una squadra da vertice in D, under compresi, altrimenti occorrerà una rosa di categoria per la Lega Pro. Il mercato risente di questo dualismo ed ecco spiegato perché i primi nomi accostati al Cavallino sono quelli del difensore aretino Biondi, vice capitano della Sambo, 300 presenze in D con vittoria del campionato a Rieti e altrettante in C. C'è poi Ferri Marini, originario di San Sepolcro, 3 campionati vinti in D, una C2 a Perugia e reduce dalla stagione trionfale di Trento. Per l'attacco piace Luigi Scotto, nelle ultime 5 stagioni sempre in doppia cifra in D e oggi a quota 17 gol con il latte dolce. Giocatori esperti per la D con un passato in Lega Pro dove il Cavallino cerca di capire se può rientrare e se il ripescaggio andasse in porto, chissà che non si concretizzi quanto descritto dalla Gazzetta, ovvero il colpo Emanuele Giaccherini, che dopo l'esperienza con il Chievo a 36 anni potrebbe scegliere di vivere un'ultima avventura vicino casa o magari a Cesena, con cui salì dalla Lega Pro fino alla Serie A. Il passaggio di Castro e la conclusione di prima intenzione, palla sotto la traversa dopo il bacio al legno, una conclusione da vedere e rivedere. E posticipato l'Open Day della scuola calcio che era stato annunciato per il 20 giugno prossimo con tanto di maxi manifesti affissi per tutta Arezzo e invece non sarà così. È stato Enzo De Vito, DG dell'Arezzo, a notificare questa decisione vista la conquista della fase finale della Primavera 3. Per quel giorno infatti la squadra di Sussi sarà impegnata nella fase finale del campionato Primavera, obbligatorio lo spostamento al 1° luglio. Primo round delle semifinali playoff, il successo dell'Alessandria ed il pareggio dell'Avellino lanciano grigio-nero ed Irpini verso la finalissima. Terz'ultimo atto in Serie C con le semifinali di andata dei playoff a Gorgonzola. L'Alessandria strappa una vittoria pesantissima che migliora già la sua condizione iniziale, ma l'Albino Leffe ancora non ha mollato la presa. I grigi sono passati in vantaggio con il solito Arrighini, che riesce a far valere le sue doti di tempista e si fa trovare pronto all'appuntamento con il gol. Il bomber toscano esulta sotto la parte dello stadio che ospita proprio la torcida grigionera. La botta è pesante, dopo 10 minuti l'Alessandria raddoppia. Stavolta a metterci il timbro è Giorno, che anticipa il portiere Savini, che sbaglia i tempi di valutazione nell'uscita. La reazione dei Lombardi è veemente, serve segnare una rete ancora per tenere accesa una piccola speranza e questa arriva poco dopo con Giorgione che pennella in rete dopo un batti e ribatti. Tanta adrenalina anche nell'altra partita che si è giocata all'Euganeo tra Padova e Avellino. Il pareggio soddisfa la squadra ospite, ma ancora tutto è aperto. Il Padova era passato in vantaggio sugli sviluppi di un calcio d'angolo. La deviazione vincente è stata dell'ex Kresic, su cui nulla può il portiere Pane. L'Avellino pareggia su calcio di rigore, braccio aperto di Della Latta in piena area. L'ex amaranto Maniero segna dopo la respinta del portiere Dini. Finale tutto di Marca Veneta, che hanno avuto qualche occasione non sfruttata, ma il portiere dell'Avellino si è fatto sempre trovare pronto all'appuntamento. Mercoledì il ritorno in entrambi i fronti. E adesso la Serie D, sempre più vicino il traguardo per il Montevarchi. Anche nella vicina Terra Nuova l'atmosfera è elettrica. A Montevarchi è iniziato il conto alla rovescia, la vittoria nel derby di Siena è considerata propedeutica per il successo finale in casa rossoblu. L'entusiasmo è tangibile, basta vedere come la squadra è stata accolta al ritorno dopo il successo del Franchi, bandiere, cori, l'atmosfera elettrica. Già possiamo capire come sarà la vigilia della partita di mercoledì e soprattutto il grande appuntamento di domenica al Fedini. Festeggiare la Serie D proprio in casa dei cugini è quello che non si augurano a San Giovanni Valdarno. La rivalità
nota per gli azzurri non sarebbe un grande spettacolo. E intanto a pochi chilometri di distanza anche la Terranovese pregusta il grande sogno. La squadra biancorossa ha acquisito il diritto di giocare la semifinale playoff dell'eccellenza contro la Fortis, già battuta nel corso del regular season. In caso di vittoria o pareggio sarebbe finalissima con il Poggi Bonsi. Il club Arezzo si laurea per la terza volta campione toscano negli Under 17, finale tiratissima al Pala San Laurentino alla fine dopo un estenuante terzo set, il muro decisivo dei Botoli ha fatto la differenza. Il club Arezzo è campione regionale degli Under 17, una partita con un finale vietato ai deboli di cuore. La formazione nero amaranto ha piegato la coriacea resistenza dell'invicta Grosseto. La squadra maremmana fino all'ultimo ha fatto la sua parte, dando del filo da torcere ai giovani nero amaranto, che si erano aggiudicati senza grossi affanni i primi due set. Perfetta la regia di Luatti, mentre sotto rete i ragazzi di Nandesi sono stati devastanti. Le cose sono cambiate nel terzo set con la formazione ospite che ha preso le redini del gioco e dopo un sostanziale equilibrio c'è stato un allungo che ha messo apprensione sugli spalti del Pala San Laurentino, che è tornato a ospitare quel poco pubblico che ha avuto il permesso di vedere la partita. Il match si è protratto punto a punto dopo il 17, un tira e molla snervante dove anche la stanchezza ha avuto i suoi effetti. Nel momento topico sul 25-24 è stato un muro vincente a decidere le sorti del match a favore dei giovani Botoli. La torsida nero amaranto ha fatto il resto per il club Arezzo, un successo di prestigio che mette a frutto il progetto iniziato 6 anni fa. Una vittoria che si allinea alla sconfitta in Serie C a Santa Croce. La formazione del club Arezzo era priva dei ragazzi impegnati nella finale. Chi ha giocato contro i ragazzi dei Lupi ha dato tutto e i tre parziali confermano come il club, nonostante la sconfitta, abbia giocato una grande partita. E con queste immagini di gioia si chiude la nostra pagina sportiva. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci.